Questa trasmissione è presentata da Carmelo Spina, la bellezza in tutta la sua esperienza. carmelospina.com. Riproviamo. Facciamo così con le manine. Voi applaudite e seguiteci. Ci riproviamo. Doveva essere questo, molto semplicemente. Uno, due, tre. Ti porto io su un Io lo so perché tu mi vuoi portare lì. Beh, Bertito, non te lo tu mi stai... Allora, 46, che è la persona più famosa che io ho mai conosciuto bene. Cioè, lui è uno che non può girare per la strada da solo. A lui no, chi? Valentino Rossi. Che avesse vinto... Oh. Mi metti la sigla con 46. Lo so, sai, nonchalance così. Nonchalance, va a sandir. In Asia, aeroporto di Kuala Lumpur, ci fermiamo a mangiare, io e un mio collega, lui e Uccio, mangiare una porcheria asiatica al volo, tra un volo e l'altro, e io mi rendo conto che dietro alla schiena sento muovere. C'erano 2000 persone che guardavano Rossi mangiare. In Asia, dove la gente è riservatissima, non ti vuole mai disturbare, insomma, per finire di mangiare sono dovuto andare dal proprietario del ristorante, farmi dare 2 paraventi molto belli, molto asian, e ci siamo coperti coi paraventi. Comunque, se tu pensi che lui è popolare così da quando aveva 20 anni, perché dici lui sta sempre insieme ai suoi amici, sta sempre al paese? Perché se va fuori da lì se lo mangia. Eh sì. Probabilmente Valentino è diventato molto meno disponibile anche perché è passato attraverso ad esperienze come questa. Tuo papà Graziano passeggiava con la gallina per i suoi buoni motivi. Tu con chi passeggeresti? Ah, con la gallina non era stata una cattiva idea. Adesso non lo so. Senti, ma essere un mito per i giovani, cioè si legge su Top Girl il test per diventare la ragazza di Valentino. No! Sì, si legge così. Questo è un po' esagerato. Il tuo peggior difetto? Sono sempre in ritardo. Cosa mi sono dimenticata di chiederti? Come mi chiamo, Valentino? Ciao. E come fa la tua moto? Miau! Top Girl è una chicchetta. Vabbè, posso spiegare? No, devi spiegare. Intanto... ero piccolissima, erano i primi anni in radio, sarà stato il 2000. Il tutto nasce perché all'università i miei compagni di appartamento non credevano io lavorassi in radio. Dimostracelo! E non potevano accendere la radio? No, e vai. Vedi, Varga, cioè, non ha tutti i torti. No. C'era la soluzione lì. Stellato di genio proprio. No, ascolta, perché io studiavo a Padova. Ai tempi non c'erano, sai, c'era internet, però non c'erano i podcast. E dico, vabbè, dimostracelo. Ditemi, no? Ma c'è il motor show, se sei così, vai e intervisti Valentino Rossi. Detto fatto. Volete Valentino Rossi? Ho aperto le pagine gialle, ho cercato, dopo la taglio, l'accorcio un po'. No, ma noi siamo cercato qui, il primo negozio Onda, perché tu... sai bene che all'epoca correva con la Honda. Beh, sta di fatto che in 5 telefonate dovresti arrivare il presidente. Io in 3 ero arrivata a Gibbo, che lui conosce. Fantastico. Bene, che era il suo vecchio manager di Valentino Rossi. In 3 telefonate io cantavo vittoria, dicevo. Poi ho preso il pass per il motor show con la delegazione dei miei compagni d'appartamento, al seguito, che non vedevano l'ora di vedere che io non arrivassi a Valentino Rossi. Sono arrivata nella zona, Gibbo mi aveva detto chiamami quando arrivi, io l'ho chiamato, lui si gira e gli faccio sono io Gibbo e lui mi fa Lara vieni, si è aperto il corridoio e io e i miei amici, posso evitare il gesto che ho fatto? No, ma a sto punto fallo, la peggio lo tagliamo. Ciao, e sono entrata e mi si è aperto questo mondo e poi sono veramente, cioè non sapevo cosa... Onestamente era un mito, talmente un mito, e non era il mio contesto, perché comunque io parlavo di natura, di animali, di ambiente. Poi avevo pochi minuti perché Gibbo mi aveva detto guarda fai veloce. E cioè io... quindi tu hai vinto la sfida, ma la verità è che non ti sei preparata a quello che andavi no, a fare. No, mi sono preparata, però è Valentino Rossi. No, ma poi ha fatto le domande che non fa nessuno. Certo! No, cioè chi è che fa la domanda sul pollo? No.
Cos'è che sulla gallina di sua madre? La gallina non me la ricordo neanche. Va bene, è vera però, è vera, non ha mentito, non ha mentito. Per Valentino Rossi, le donne sono veramente un chiodo fisso? No, normale. Normale? Ma è un ragazzo normale. Però io ho saputo che sulla sul cosino qua della tuta c'è scritto una cosa particolare. Sì, è uno sponsor, una multinazionale che non posso dire il nome. Ma cosa c'è scritto? WLF. Che sarebbe? Ognuno ha la sua interpretazione. L'hai capito adesso cos'è lo sponsor di Valentino Rossi? Cioè, ci sei arrivata? Sono arrivata, vuoi dirlo tu? No, io volevo... Vuole ma dire davvero, Marco? Viva sapevo. La felicità. E ecco. No. Magnetofono dove l'hai trovato sta roba qui? Fantastico, eh? Noi abbiamo una cosa che si chiama Trova Robato, che è piena di queste cosine fantastiche. Bello. Cose un po' vintage, un po' in là con gli anni. Trova Robato, ma abbiamo anche un'altra roba che è molto bella, che si chiama Archivio, dove andiamo a tirare fuori cose così. Mani su, mani su, mani su, mani su. Mani su, mani su, mani su, mani su. Oh! Mani su. Mani su, mani su, mani su. Sono fuori con un tuallo. Mani su, mani su, mani su, mani su. Sono fuori con un tuallo. Non ho più controllo. Ogni cosa vorrei dire, ma sono l'unico con le mani su. Vorrei dirlo. Video che ci porta agli inizi di sì. Maxi B. Che ricordi hai di quegli anni? No, intanto ti dico che mi sono visto col cappellino e ho subito ripensato alla piazza. Ma il signore non la sta guardando, sì, non ti preoccupare. Non mettete cappellini per troppo tempo che puoi rischiare. E se parliamo di inizi, io parlo di inizi a livello di interviste con un personaggio che, volente o nolente, hai sentito in tele, hai visto in radio, i tuoi genitori te ne hanno parlato, i tuoi amici, insomma. Ho questa intervista nel backstage di un festival. Non fa sta faccia schifata, cioè. No, mi sembra interessata. Confondo lo schifato con l'interessato. Ma amore, fatti due domande con lo psicologo perché. No, noi radiofonici, quando è la faccia così, vuol dire che sei interessato. Va bene. No. È così. Vedi, noi televisivi invece viviamo con la paresi. Ero entusiasta perché per la prima volta l'ospite, che adesso dirò chi è, famosissimo, era alto come me o addirittura più nano. E quindi ho detto, per una volta mi presento col petto in fuori, certo. E non col torcicollo, giusto? E si chiama Pupo. L'ho intervisto, riconosco che posso guardarlo negli occhi e già lì è mezzo è fatto. Scusa, ho battuto le mani. E... No, basta. Se no la finisco. Si innesca, dopo si innesca la reazione. Comincio a fargli le domande di rito, insomma, e chiedo intanto come si trova dalle nostre parti, visto che era una bellissima giornata, un bel festival. E lui mi dice, no, ma io, figurati, io ho girato il mondo, perché sappiamo tutti, ho girato il mondo, ovunque vado io... Sono a casa mia perché io sono molto aperto. Io non so perché mi libero un po' l'anima, non ho più nervosismo e dico, beh, in fin dei conti, e gli metto la mano sulla spalla, no? Dico, in fin dei conti, Pupo, siamo tutti figli del mondo. Lui si vede che il gesto della mano sulla spalla, non dico che non l'ha gradito, ma voleva ridarmelo. Mi ha rimesso la mano sulla spalla e mi ha detto, beh, caro Maxi, è vero, siamo tutti figli del mondo, eravamo in diretta radio, però siamo anche tutti un po' figli di... Ok. Urlo nel microfono per coprire qualsiasi cosa lui dica e dico, basta, grazie, che faccio un casino. Insomma, alla fine me la sono cavata. Ma ecco, gli inizi possono essere complicati, però parti dal basso per andare in alto, quindi no. Ecco. Vabbè, degli scemi. Musica, mondo musica. Beh, ma Margherita Zanatta rimane attaccata a questo mondo. E anche lei con qualche problemino. Va bene? No. Cominciamo? Signore e signori, Elettra Lamborghini! Sei carica? Sono carica. Sei pronta? Sono pronta. Finalmente i soldi di Mahmood! Amore, fatti vedere un attimo, guarda qua. Ciao. Irama, sei pronto? Sono pronto. Hai avvisato i genitori? Non ancora. Il mio nuovo EP si chiama Popcorn. Filippuccio. Cara. Sapete cos'è storia, bello? L'entusiasmo di Manuel. A me è questa la cosa che è proprio contagiosa. Ebbene sì, ragazzi. Ebbene sì. Dove eravamo? Cosa facevi? Vi racconto un aneddoto. Mio primissimo Sanremo,
Era il 2019, non come cantante, eh. Perché magari mi era venuto un dubbio. Pensavo corista dell'orchestra. No. No. Dirige l'orchestra Margherita Zanatta. No, 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 no. Facevo delle interviste, insomma, mio primissimo anno, quando mi hanno detto vai a fare le interviste, io gasatissima. Entra questo timido ragazzo vestito di rosa e rimaneva lì nell'angolo, faccio tesoro vieni, poi io chiamo amore tutti, mio padre ha detto che non si fa, però amori state tranquilli, tesorucci, mi passerà. Allora faccio tesoro amore vieni, vieni siediti, allora intimorito si siede lì e mi dice sai è il mio primo Sanremo, io non sapevo chi fosse, cioè lo sapevo perché l'avevo studiato, però non l'avevo mai sentito, non svelo il nome fino alla fine. Giusto, eh? Suspense. Quindi, insomma, a un certo punto lui mi dice, sai, è il mio primo Sanremo. Faccio, sì, sì, tesoro, l'ho studiato, per fargli capire che, insomma... E mi fa, sai, poi questa è la mia prima intervista. Ah, anche la mia! Gli ho detto, senti, ma pensa se per caso dovessi portarti fortuna. Cioè, e siamo i primi in tutti i sensi, magari vinci Sanremo. Sì, vabbè... E a un certo punto mi fa, però non vi faccio vedere che cos'è. Mi ha messo in mano una cosa e mi dice, magari mi porti fortuna. E gli ho detto, sì, però se vinci Sanremo, ricordati di me. Quell'anno, nel 2019, Mahmood vince Sanremo con soldi. Mi aveva messo in mano un soldo finto, ovviamente. E vi dirò di più. L'anno dopo, 2020, torno a Sanremo, sempre a fare le interviste, e intervisto Diodato. Faccio, che caro ragazzo che è, simpatico, a modo. Ho detto, sai che mi piace il tuo pezzo? Fai rumore. Ho detto, sai che mi piace? Ho detto, oh, non voglio gufarla, ma metti caso che arrivi in fondo, ricordati di me. Ormai era diventato Nostradamus. Oh, ragazzi, nel 2020... Diodato vinse Sanremo con Fai rumore e si ricordò e mi mise anche nel video di ringraziamenti sui social. E qui si prende il volo. E qui si prende il volo. No, aspetta, e l'anno dopo? Raga, mi hanno mandato. Raga, l'anno dopo è arrivato il COVID. E mi hanno lasciato. Perché da qualche parte la paghi, raga, per andare sempre bene. Vabbè, ancora, dai, ancora, no, ancora. Anche con il faraone. Grazie a tutti. Mamma mia, ma no, volevo capire, ma invece delusioni da grandi personaggi, Marco? Ecco. Quello che è considerato il più antipatico di tutti i piloti di tutti i tempi, che è Max Biaggi, fa la prima gara praticamente a Misano e viene accolto da uno striscione. Biaggi Romano D.M. Questo è l'ouverture. Capisci che uno... alla sua prima gara, accolto così, non può che peggiorare nella vita. E lui in effetti ha fatto dei monumenti di antipatia. Lui era diventato uno dei personaggi più famosi in Italia. E aveva questi flirt con Anna Falchi, con Naomi Campbell. Insomma, ed era sempre più antipatico. La cosa incredibile è che lui implementava questa antipatia. E anzi, secondo me ci giocava. E poi a un certo punto si curò. Lui si è preso un fisioterapista di Forlì, si chiama Marino Laghi, che lo ha preso a mano, gli ha messo a posto la schiena e gli ha insegnato a essere empatico con la gente. Ma come ha fatto il fisioterapista? Perché era solo dolorante, non era antipatico? No, era una maschera di difesa. E allora Marino gli ha detto, dai, va là, ma molto alla romagnola, dai, smettila, non fare il patacca, eccetera, eccetera. E lui un po' si è sciolto. Infatti, se lo vedi adesso, va persino a cercare i suoi vecchi rivali per ritrovare, sai, il ricordo. È molto bello. Invece, devo prendere questo assist e girarlo a Maxi B, perché so che anche lui, tra l'altro, nel tuo stesso mondo, quello della musica, sì, hai fatto un brutto incontro. Sì. E sei rimasto deluso. Sì, forse è la volta in cui sono rimasto più deluso. Non so se fare il nome, perché... Sì. Sì, è figo, sì, quando si tratta di me... Arriva lei. No, io non c'ero. Era anche qui un festival della musica dove c'erano più artisti, tra cui il sottoscritto come artista, e c'erano, sembra una barzelletta, sai, c'erano i Puri, Riccardo Fogli, vabbè, Tozzi, io, e doveva arrivare l'ultima artista, la diva, ecco, mettiamola così. Siamo tutti nel backstage, tavolatona,
A un certo punto arriva l'artista che è in ritardo, che non so se ancora si dire il nome perché rischio, però arriva, toglie lo scialle, gli fai il gesto di togliere lo scialle. Bravo, così, l'ha fatto così, un po' più piccolina, un po' più bassina, e dice... No, neanche lei. No. Cos'è questa? Mi ero messa su. Basta. Lo lanci con meno info. No, non ci parla nemmeno di persona, ma manda un metro più avanti il manager che dice Anna, vediamo se qualcuno... Ho già capito. Anna vorrebbe che... Sì, tre lettere. Bravo, ecco, ma cos'è? Va bene. L'abbiamo detto. Agli occhiali, al cappello, il Jack. Ha una lettera che ho anch'io nel nome. Basta, vieni così. Indovina chi? Facchinetti, che ovviamente aveva e ha più esperienza di me, la conosceva meglio, ha detto, ma dai, Anna, ma non fare la sciocca, no? Vieni dentro, cosa te ne frega, stiamo parlando. Dice, no, Anna, lei non parlava ovviamente, scialle tolto, dice il manager, no, dovete andare. Nessuno di noi ovviamente se n'è andato, però lei dice, beh, allora Anna non si esibirà, cosa che io ho detto, e vai. Oh, è una certa bella. Addio. Dice, non si esibirà anche perché non è stato rispettato il contratto. E questa frase rimane... Sai quelle frasi che rimangono nell'aria, no? No. Insomma, a un certo punto lei se ne va con lo scialle, perché se lo rimette, fai che lo rimette. Sì. Insomma, a un certo punto... E tutti chiedono agli organizzatori. Ma il contratto? Ma il contratto cosa? Lei... E qua vabbè, arriverà la denuncia. Qua, lei non si esibisce... Se nella distanza di 100 metri, 200 metri, insomma, dal palco c'è un cimitero. E il cimitero era a 199 metri. No! Sfortuna! Io abito a Pazzallo sopra il cimitero, ragazzi. Ecco, cioè, non guarda i risultati. No, ma va. Tu pensa! Cosa c'entra Belen con Margherita Zanatta? Ma infatti niente, questa è un po' una domanda trabocchetto perché... Ma è Belen? Sì. No, sì, sì. Aspettate. È Belen, lei che la conosce bene? Ero alla festa di Alessandro Martorana, noto stilista dei personaggi di un certo calibro. Ok. A un certo punto faccio, ragazzi, io devo andare in bagno. Vado in bagno e vedo una... Ragazzi, sembrava Belen, comunque era così e si stava sistemando. Ma io non pensavo che fosse Belen. Per me quella era Virginia Raffaele al 100%, perché ho detto è troppo gonfia di là, non può essere lei. L'imitatrice di Belen. L'imitatrice perfetta di Belen. Ed era il periodo in cui andava sempre in onda in televisione la gag di lei che faceva io vicino alla tenda, io lontano dalla tenda, io con la tenda. Quindi... Sembra più russa. Sì, esatto. Sembra più che arrivi dai Balcani, non tanto... Belenovic. Bella Belen. Sì. Oh, dirvi che siccome lei mi ha salutato... Lei mi ha salutato, io pensavo che fossi Virginia. Quindi le ho detto, comunque sei troppo forte. Io vizio la tenda. Vedo lei un po' spiazzata, faccio, no, sei troppo forte. Prendo e esco, non le ho neanche dato modo di replicare. Quindi corro al tavolo, gasata come una pantera siberiana, per raccontarlo alle mie amiche. Faccio, raga, non avete capito che c'è in bagno? Hai visto che c'è Belen alla festa? Ragazzi, vabbè, niente. Così. No, io... Adesso ogni volta che vi giuro vedo le sue foto, ci sono altri eventi, nel dubbio non saluto più. È meglio. Va bene. Anche tu, Lara, fai degli incontri interessanti. Un po' diversi, però. Alt. Stop. Vai. Ce li ha già i denti? I casari della... Senti, quando io devo fare due cose insieme, sono come un uomo e non riesco. Su. Mozzafiato sul cuoio, c'ho l'ansia, tu non hai capito. Il mercato dei formaggi di Berlino. Scusami. Dal Tamaro al Monte Lema, incastonato tra il... Beh, l'ora della terra è sempre un programma che mi porta in Alpe, mi porta in alto e è pieno di mucche.
Però aspetta, non è che incontri solo animali, no, e solo mucche. No, no, certo. Cioè, incontri anche gli alpigiani. Certo. Ecco. Personaggi incredibili. Scusa, la Marga ha la stessa faccia che avevi tu prima. Ah, sì. No. Quindi, no, è interessata. No, potrebbe sempre tornare utile nella, esatto, vita. Facciamo un vademecum per l'incontro con l'alpigiano? Va bene. Guarda, buono, allora, io ho qui delle cose con le quali ti puoi aiutare. Guarda. Ah, vai, perfetto. Vai, fai, fai tu. Io ascolto. Allora, quando ho iniziato a fare L'Ora della Terra, c'era questo veterinario della Deventina, che era un mio grande amico e che seguiva il mio programma. È diventato un mio grande amico dopo due o tre documentari che ho realizzato sugli alpeggi. Si chiamava Mauro Gendotti e lui mi ha preso in simpatia. E quindi io ho cominciato a seguirlo e andando con lui in Alpe ho capito che ci sono delle regole che vanno rispettate e ho capito che per entrare in quel mondo tu devi avere un passepartout. È più semplice se entri con un veterinario. Dai, facci proprio un prontuario di come si incontra al un cambio match. Io per le serate ti preparo io. Brava, brava, vai, esatto. Vai, vai, vai. Allora, un'operazione win-to-win. Questa. Allora, se tu vai dove le persone vivono per un periodo di tempo senza la possibilità di tornare in pianura, porti qualcosa. E quindi porti una bottiglia di vino, porti del pane fresco. E quindi qua c'è la bottiglia di vino. Spazio, una bottiglia di vino, il pane. No, Margherita. Tac. No, no, ma te estrai. Ma possiamo condividerlo? Pane, bottiglia di vino. Non saresti la prima che condivide il pane, ah, scusa. Vorrei sembrare blasfemo. Tac. Questa è la bella. Sì, grazie. E voilà. E poi, anche se lo trasformi in altro comunque, vabbè. Scusa. Non ci proverò nemmeno. E poi l'abbigliamento. Sui 3000 metri piove anche quando magari in basso non piove. Quindi i pascoli sono belli infangati. Tu arrivi, l'elicottero non si appoggia neanche. Tu ti lanci, fai splac, e fai... Hai capito tutto. E hai fino a qui, fino alle ginocchia. Allora... Ho dovuto provarlo però sulla mia pelle. Marghe, ti giuro che non capisco se sei interessata al suo racconto o alla bottiglia. No, cioè, non capisco se stai guardando la bottiglia o l'ara. No, dopo tutte le gaffe che sto facendo stasera, se bevo la bottiglia di vino è finita. Ma poi sai che cosa? La cosa che mi è piaciuta molto in questi anni è che loro capiscono subito se tu sei vero o non sei vero. Ci sono dei racconti. Io naso rifatto, ma lo sento detto. Cioè, nel senso, proprio la prima cosa che dico sempre: naso rifatto, ecco. Appena scendi dall'elicottero. No. Siamo plasticati. No. È finto. È finto, si vede. Vai. Marco, ma e quindi ti sei divertito stasera? Sono divertito tantissimo. Poi abbiamo fatto questi gesti strani con la gente. Fortunatamente non mi sono messo gli occhiali, quindi non vedo gli sguardi costernati delle persone. Sono sempre Sofia Loren. Ciao Sofia. E allora, con questo gesto direi che e quindi buona serata. Buona serata. Se cioè, lei ha perso la memoria, ma tu hai perso la testa, ragazzo. Hai frantutto. Frantutto. Questa trasmissione è stata presentata da Carmelo Spina, la bellezza in tutta la sua esperienza. carmelospina.com